Ora io, questa sera, avrei dovuto fare un video sulla giornata conclusiva degli europei di Monaco. Europei multisport fra Monaco e Roma, anzi. Cosa doveva succedere? Cosa doveva succedere? Mentre ero tranquillo a guardare la scherma, sul fottutissimo divano, cosa doveva succedere? Dal nulla. Wijnaldum, rottura della tibia. Wijnaldum, rottura della tibia. Della tibia. Io non ci voglio credere. Siccome io sono legatissimo alla Roma, io adesso non ce la faccio a fare l'altro video perché sono troppo incazzato. Troppo arrabbiato. E una situazione che si ripresenta, non è possibile. Non si può gioire un attimo, non si può un attimo stare tranquilli che subito la mazzata fra capo e collo, anzi, in questo caso proprio sulla tibia, maledizione, non è possibile. Non è possibile, tu adesso avevi un mercato, diciamo così, programmato. Ti accadono queste cose, ma cosa devi fare? Cioè, dovevamo prendere Belotti, e anche qui Pinto, maledizione, prendi sto benedetto Belotti. Adesso se Belotti non dovesse arrivare, per questo infortunio di Wijnaldum, io veramente non so cosa faccio, mi incazzerei il triplo, maledizione. Bisognava fare il difensore centrale, e non lo so, probabilmente non si farà a questo punto. Devi andare a ritoccare il reparto di centrocampo adesso perché ti sei infortunato Wijnaldum. Non è che ti sia infortunato, cioè, non so, un giocatore dell'Under 16, con tutto il rispetto, che porti una volta all'anno magari in panchina. Cioè, maledizione, tu il centrocampo magari non lo toccavi più adesso, si parlava sì di un centrocampista possibile, però secondo me non avrebbe preso più nessuno la Roma, non avrebbe più preso nessuno. Ora devi andare a ritoccare il centrocampo per forza. Con chi giochi adesso, altrimenti? Si parlava prima di prendere un altro centrocampista, perché forse eravamo troppo pochi, nel senso che Bove non poteva essere buttato subito così nella mischia. Ora, che fai, non prendi nessuno dopo che ti sia infortunato Wijnaldum? Frattura della tibia? Bisognerà anche vedere. Non ho controllato bene perché non ci ho visto più. Appena ho letto frattura della tibia, cioè, ho rischiato anche di spaccare il telefono, l'ho lanciato sul divano e vaffanculo. Scusatemi le parolacce stasera, ma veramente. Cioè, io non lo so. Non so cosa pensare. Tra l'altro, adesso che ci rifletto, anche l'anno scorso, Spinazzola all'Europeo, stessa cosa. E tu sei costretto a prendere il sostituto, Vigna, che poi ha reso come ha reso. Ce lo ricordiamo tutti, i più attenti se lo ricordano, insomma, chi segue il calcio se lo ricorda, perché purtroppo, tra virgolette purtroppo, anzi per fortuna, dal mio punto di vista su questo canale non parlo solo di calcio, anzi parlo anche di tanti altri sport, che sono appassionato a tanti altri sport, e per fortuna che sono appassionato anche a tanti altri sport, perché mi aiuta anche e fortemente a distrarmi, tra virgolette, in casi come questi, in situazioni come queste, in situazioni brutte come queste. Altrimenti, cioè, se io avessi solo il calcio, come era fino a un po' di anni fa, cioè, mi sarei messo a piangere quasi. Ora è più il momento, la rabbia, eccetera, eccetera, che continuerà, scusate, non riesco nemmeno a parlare, anche nei prossimi giorni, come è normale che sia, perché un tifoso ci rimane non male, di più di fronte ad una notizia simile. Ma, cioè, io non so cosa succederà adesso anche sul mercato, maledizione, ora Pinto, cioè, mancano 9 giorni alla fine del mercato, dovrà accelerare, si dovrà svegliare per forza in qualche modo per chiudere un sostituto di Wijnaldum. Se arriva a questo punto Belotti, e spero vivamente di sì, ma veramente non è possibile la sfiga che ha la Roma in continuazione. Non si può gioire un attimo che accade una cosa brutta subito dopo, praticamente. Cioè, sto Cristiano, oltre che uscire dalla piscina e giocare praticamente
un quarto o un terzo, diciamo così, di partita contro la Salernitana, oltre vabbè all'uscita contro lo Shakhtar. Cioè, non ha fatto altro, ma in allenamento, ma come fai a romperti la tibia in allenamento? Tra l'altro, pochissimi minuti fa, diciamo così, ho letto di sfuggita alcuni commenti, però non confermo nulla, nulla, non prendete nulla per certo, per scontato. Pare sia stato Felix. Contrasto di Felix, certo, non voglio nemmeno dare troppe colpe a Felix perché bisognava stare lì magari e vedere la dinamica, cioè non sappiamo nulla, però santo Dio, in allenamento, rompersi la tibia in allenamento, ma quante probabilità ci sono? Solo alla Roma poteva accadere una cosa simile. Poi mi hanno fatto notare qualche commento, mi ha fatto notare una cosa, insomma, che nella stagione 2000-2001 io ero nato da poco, no, anzi, quando si ruppe Emerson ancora non ero nato, addirittura, e appunto, si ruppe Emerson, punto, doveva essere un punto fondamentale della Roma, e poi sappiamo tutti come andò a finire. Non voglio dire nulla adesso perché, cioè, sarebbe una roba da pazzi, però, santa Madonna, veramente, scusatemi queste parole, scusatemi, non sono da me, però quando sto arrabbiato, anzi, ve lo sto facendo vedere anche poco perché fino a una ventina di minuti fa ero super incazzato, vi ripeto, questo telefono con il quale sto registrando il video l'ho lanciato a momenti lo spacco, ma così di istinto perché maledizione, stavo tranquillo. Serata di chiusura di questi europei, medaglie stupende prese, pam, tegola, Wijnaldum, rottura della tibia. E vaffan... veramente, ma io non ho parole. Chiudiamo qui sto benedetto video, uscirà domani forse il video sugli altri sport, a chi interessa, insomma, e che dire, cioè, che palle, che palle. Buonanotte a tutti ragazzi, e sempre Forza Roma.